infortuni sul lavoro in un sol giorno nel Bergamasco. A Pontida un marocchino di 44 anni è caduto da una impalcatura. A Sedrina un operaio è rimasto ferito mentre lavorava ad un nastro trasportatore. A Filago invece un dipendente ha subito un trauma da schiacciamento. Sono tutti ricoverati in ospedale. Un operaio di 45 anni dell'Est Europa è ricoverato in gravi condizioni al San Gerardo di Monza. Ha riportato una frattura cranica dopo l'esplosione di un ammortizzatore di un camion. È accaduto a Basiano. Passa alla procura di Busto Arsizio l'indagine su Andrea Pizzoccolo, il 41enne di Arese in carcere per l'omicidio di una prostituta romena di 18 anni. Secondo il perito, infatti, la giovane è stata uccisa in un motel nelle vicinanze di Busto. È morto ieri nella sua casa di Bergamo Giuseppe Cesari, 91 anni, conosciuto da tutti come Beppi. Era lo storico portiere dell'Atalanta negli anni 40-50. È morto il 19enne indiano rimasto gravemente ferito in un incidente in via Folonari a Brescia. Il giovane, dopo aver perso il controllo della sua moto, era finito contro la fermata dell'autobus. Mobilità in deroga anche per gli esodati presenti in Lombardia. È quanto stabilito a Milano la sottocommissione della Regione Lombardia per dare risposte concrete ad un problema che si trascina da tempo. Per il secondo semestre di quest'anno gli esodati lombardi potranno beneficiare delle indennità assicurate ai lavoratori in mobilità in deroga. Lo hanno spiegato gli assessori Valentina Aprea e Massimo Garavaglia. Potrebbe trattarsi del 49enne di Casal Zuigno, scomparso dalla sua abitazione più di un mese fa. Il cadavere è trovato in una località Cariola, nel Varesotto. Il corpo era seppellito ai piedi di una pianta. Le indagini sono in corso. Incidente a Gardone Valtrompia, due auto ad un incrocio si sono scontrate violentemente. Ad avere la peggio è stato un 26enne portato al civile di Brescia. Sottoscritta a Milano nella sede della Regione Lombardia la nuova intesa per aiutare i giovani a comprar casa. L'accordo prevede l'abbattimento di 2 punti percentuali del tasso di interesse per i primi 5 anni del prestito concesso dalle banche per l'acquisto di appartamenti da parte di giovani coppie. L'intesa è stata sottoscritta da Franco Ceruti, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, da Roberto Maroni e da Paola Buldarelli per la Regione Lombardia. Torna a crescere il traffico passeggeri a Malpensa. Nel mese di ottobre si è incrementato dell'1% con oltre 1,5 milioni di passeggeri. È il Nord America a tirare. La Guardia di Finanza di Lodi ha sequestrato ad un 45enne avvocato di Paullo quasi 650.000 euro in contanti e quote di una società immobiliare. Anche la madre ed il fratello sono indagati. Debutto ufficiale per Lodi Liberale nella Sala Granata della Biblioteca Comunale di Lodi, il sodalizio guidato da Giulio Maria Montini si è presentato alla città. Lo ha fatto con un incontro pubblico che ha avuto per protagonisti Alberto Mingardi, direttore dell'Istituto Bruno Leoni ed autore del volume dal titolo L'intelligenza del denaro, e Piero Stellino, ex direttore del Corsera, bandiera del liberalismo italiano. Vende il carburante del tir che utilizza, ma viene scoperto dai carabinieri. È accaduto in una zona defilata di via Allende a Casal Pusterlengo. I militari in perlustrazione hanno notato 2 uomini che stavano sottraendo gasolio dal mezzo. Sono stati bloccati dai carabinieri.
Prosegue al San Domenico di Crema la rassegna teatri del tempo. Venerdì sera alle 21 è in programma lo spettacolo dal titolo Malbianco. Di scena la compagnia fiorentina Zacchias Teatro, attiva dal 2007. Medicinali per 70.000 euro, questo è il bottino che si sono portati via i malviventi al deposito di medicinali dell'ospedale maggiore di Cremona. Sono stati rubati in particolare farmaci antitumorali e biologici che hanno un valore di mercato molto alto. Una famiglia di 7 persone ricoverate in ospedale dopo aver mangiato funghi velenosi è accaduto a Gerenzago. Il più grave, ricoverato in rianimazione, è un uomo di 70 anni.